quasi in estate con la stufa qui con il boiler che pompa calore a tutta velocità perché in effetti è tornato il freddo. E questo è il video dei favoriti per quanto riguarda i prodotti da trucco, o dovrei dire da labbra, perché ci sono solo prodotti da labbra per il mese di maggio, non ti sbagliare Valentina. Allora, pochi prodotti perché come si fa a truccarsi quando bisogna portare la maschera? Forse voi vi truccate e sopra ci mettete la maschera, io non sono capace perché mi fa ribrezzo mettere la maschera sporca di fondotinta o di rossetto o di qualunque cosa a lavare in lavatrice insieme alle altre maschere, cioè questioni di ribrezzo veramente, questioni di ribrezzo personale. E la maschera naturalmente va lavata ad altissime temperature, io uso maschere di stoffa che hanno un triplo filtro, però di questo avete già sentito parlare nei miei vlog, però lo stesso secondo me è impossibile truccarsi e poi mettersi la maschera. Perché già solo se c'è qualcosa sulla bocca che è leggermente più appiccicoso e un ticcio di un normale burro cacao, quando ti metti la maschera, un po' il naso, la lunghezza del naso ti protegge dal far toccare la stoffa della maschera direttamente sulle labbra, però un po' le labbra toccano la maschera, per non parlare poi di eventuali cheek stain oppure fard oppure fondotinta oppure cipria, cioè no. Quindi per il momento ci sono solo prodotti da labbra e allora comincio subito. La matita del mese di maggio è stata inequivocabilmente Chestnut di MAC. Perché Chestnut di MAC? Perché l'altra matita che uso sempre e che in questo momento trovo in questa bustina e che è Stone con l'arrivo delle belle giornate con il sole risulta troppo grigia sulle labbra e questa è decisamente meglio. Vi faccio vedere in un simpatico quadratino, o anzi meglio rettangolino di colore, qual è il suo colore, ma potete vedere, se ci riuscite, se è possibile, dalla resa video di questa fotocamera potete vedere anche le mie labbra contornate appunto con Chestnut in questo momento. Torno a ridire ancora una volta che l'inci di questa matita è un inci vecchio. Al momento gli inci delle matite di MAC sono cambiati e contengono siliconi e cose un po' raccapriccianti. Però una volta alcune matite di MAC per le labbra, le matite per gli occhi nessuna, però alcune matite di MAC per le labbra avevano un inci completamente praticabile e interamente naturale, sebbene non certificato bio. Dunque questa è stata la matita del mese di maggio. Ci sono due colori per labbra e sono questi due, tutti e due di Alverde. Alverde vince nel mese di maggio. Uno è questo rossetto che faceva parte del rimpolpamento dell'espositore dei prodotti da trucco permanente di Alverde in autunno ed è il rossetto che si chiama numero 43 Tender Mauve. Chissà se riuscite a vedere qualcosa, io nel monitor non vedo assolutamente niente perché il monitor è troppo lontano. Questo è il colore del rossetto, è un marroncino perché a Valentina piacciono i marroncini, è un rossetto, certo. È un rossetto straordinariamente scivoloso per gli standard di Alverde, ma si tratta di una formulazione che Alverde usa già da un po' di tempo per i suoi rossetti. Tuttavia, questa scivolosità non lo rende molto aderente alle labbra, quindi bisogna poi sigillarlo con un buon lucidalabbra, pressarlo in maniera adeguata, perché altrimenti questo rossetto non è tanto questione che non dura. E non dura, ma è soprattutto il problema è soprattutto che va girando e non va bene. Comunque il colore è molto molto carino ed è un rossetto da usare in tutte le occasioni, mi piace molto. L'altro colore è invece appena uscito e fa parte del rimpolpamento attuale dell'espositore dei prodotti da trucco permanente di Alverde. Questo è un matitone con l'involucro fatto in una plastica che non è vera plastica, ma è materiale interamente naturale, riciclato e riciclabile.
Appuntare questi matitoni significa rompere i vostri appuntamatite. È possibile appuntare questi matitoni, ma bisogna andarci veramente molto piano, oppure bisogna mettere in conto di comprare spesso un appuntamatite nuovo. Questi matitoni sono completamente nuovi, esistono in tre colorazioni diverse. Io ho due colorazioni, una colorazione delle due che ho è completamente sbagliata per i colori che io ho in faccia, questa è perfetta ed è la colorazione che mi vedete sulle labbra in questo momento. Chissà se è simile al colore del rossetto, sì, è molto simile, però allo stesso tempo è anche diverso, perché è leggermente meno marrone e forse un po' più rosato. È un colore per tutti i giorni che mi piace veramente molto, che rimane molto delicato ed impercettibile sulle labbra, però allo stesso tempo ravviva un po' il viso. E questa colorazione si chiama curiosamente numero 20 Deep Mauve, non so perché. La consistenza di questo matitone è una consistenza piuttosto asciutta e per questo bisogna poi étaler, bisogna pressare, espandere il colore sulle labbra con molta attenzione, usando magari uno specchio che ingrandisca, perché altrimenti rimangono briciole cerose in giro per le labbra. Tuttavia, però, comunque il colore è un colore che mi piace molto. Io quando vi parlo dei miei prodotti preferiti del mese, vi dico per chiarezza di intenti proprio, vi dico anche quali sono le magagne di ogni prodotto, perché usando prodotti eco bio tedeschi, molto economici, è evidente ed è normale che ci siano magagne di vario tipo e livello. Però allo stesso tempo ciò non impedisce che io provi piacere ad usare questi prodotti e quindi per questo si trovano nei video dei favoriti del mese. Poi ancora una volta, favorito del mese di tutti i tempi, di tutti i mesi, è sempre questo lucida labbra di The Body Shop. E con questo non voglio incitarvi ad andare a comprare roba nel Body Shop. Mentre c'è la pandemia, mentre un virus ci divora vivi e ci rende fantasmini, solo il Body Shop continua ad aprire filiali dappertutto, specialmente laddove gli affitti sono molto molto cari. Questa cosa non l'ho capita tanto bene, però fatto sta che ultimamente il Body Shop sta aprendo nuovi filiali nelle città tedesche. Questo si chiama Born Lippi, la profumazione e anche la colorazione si chiama Raspberry. L'inci è ancora possibile, ma ogni Born Lippi ha un inci diverso, è un caos riuscire a trovare un inci possibile. Qui dietro ci sono le paginette e se avete la fortuna che il batch di Lucida Labbra a cui appartiene il tester è lo stesso batch del Lucida Labbra in vendita, forse l'inci corrisponde, ma spesso anche no, e quindi fate attenzione a questa cosa. Questo è un Lucida Labbra che ha un'ottima tenuta, idrata veramente le labbra, allo stesso tempo le colora leggermente, di una colorazione che vedete è rosa, però allo stesso tempo poi sulle labbra, sì, il rosato si vede un po', però diciamo è un lucida labbra trasparente. E a proposito di lucida labbra trasparenti, l'ultimo prodotto, siamo già arrivati quasi alla fine di questo video, è ancora una volta questo lucida labbra che mi è stato regalato da una mia amica a Natale dell'anno scorso e che continuo ad usare con molto piacere. Questo lucida labbra di Clarins, sto meditando addirittura di ricomprarlo. Qui c'è la scatolina che non vi faccio vedere mai, ma che esiste e che ho conservato. Inci interamente possibile, accettabilissimo. Cosa negativa, naturalmente il prezzo, perché questo costa, mi sembra di ricordare, o 21, o 22 o 23 euro, perlomeno in Germania. Si chiama Eclat Minute Huile Comfort. E non è veramente un olio, un lucida labbra vero e proprio, e io ce l'ho nella colorazione 06, mi sembra, sì, nella colorazione 06, che è una colorazione trasparente però azzurrata e che dovrebbe favorire l'esaltazione del bianco dei denti. Qui vedete com'è la colorazione. Questo è un lucida labbra molto affidabile, che non rimane a lungo sulle labbra e che ha l'unica pecca, secondo me, di dover essere usato assolutamente a labbra senza rossetto, perché è troppo ricco ed è troppo scivoloso
mantenere il rossetto in posa e quindi con questo lucidalabbra qualunque rossetto passeggia fuori dalle labbra. Però usato da solo, questo è allo stesso tempo una validissima protezione per le labbra ed è anche un bellissimo lucidalabbra perché fa proprio un effetto luminosità che è veramente molto bello e molto piacevole da guardare e anche da avere sulle labbra. Con il trascorrere delle mezze ore e dei quarti d'ora, questo lucidalabbra naturalmente tende a perdere brillantezza e lucidità e pian piano le labbra lo assorbono completamente. Però rimane un bel effetto di idratazione e di vaga protezione e quindi questo piano piano sta conquistando veramente la mia fiducia e la mia simpatia. Però ripeto, è un prodotto Clarins ed è un prodotto che costa dei soldi. Esiste in varie colorazioni, ricordo un paio di anni fa d'estate andava molto di moda la colorazione aranciata e io se dovessi ricomprarlo forse lo ricomprerei con un'altra colorazione,